Simo, sai come si chiama il nuovo Cinepanettone 2020? No, non ho visto la locandina. Cos'è? Dai, diglielo a squaletto. Natale in lockdown. Ciao amici, ma credo proprio che ci voglia un po' di sana ironia per superare l'ultima parte di questo 2020 così assurdamente assurdo. Ma che parole usa Simona? Ma guarda, per il 2020 non so più che parole usare. Quello che so è che questo sarà per tutti il Natale più sedentario di sempre. Spero. Speri? E spero che sia l'ultimo e l'unico. Anche perché, se leggiamo le disposizioni del governo e delle regioni, non ci lasciano molta scelta. Ma scusa, tu hai capito qualcosa? A malapena, io veramente per ricordarmi tutto mi sono fatta uno schemino, perché non se ne cava piede. Adesso lo condivido con voi, ok? Vi ho messo il bignami delle restrizioni in un pratico PDF, lo potete scaricare dal link qui sotto o dalla i qui in alto. E comunque ho preparato chiaramente i miei pratici consigli per stare in forma in questi giorni di, non chiamatelo lockdown, no, così potete smaltire gli inevitabili chili accumulati durante le feste e rimettervi in forma. Arrivate in fondo al video, mi raccomando. I miei consigli sono semplici come sempre, ma risolutivi. Per non ritrovarci il 7 gennaio che non possiamo più uscire, non per il lockdown, ma perché non passiamo più dalla porta. Eh sì, quindi se vi piace l'idea di restare in forma anche se siamo costretti a stare a casa, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Intanto, ecco i punti chiave per fare chiarezza sul decreto di Natale, poi vediamo i consigli. Ci sono alcuni giorni gialli in cui possiamo muoverci secondo le regole della zona gialla. Sono lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23 dicembre, lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 dicembre e lunedì 4 gennaio. In questi giorni si possono fare visite a parenti e amici, ma sempre con la mascherina, il distanziamento e all'interno del proprio comune. E una volta al giorno, ma non di più, si può fare visita a parenti e amici fuori dal comune, ma dentro la regione. In ogni caso, sempre tra le 5 del mattino e le 22 di sera. Solo il 4 gennaio sarà concesso di spostarsi tra le regioni per turismo o motivi personali. Negli altri giorni, prefestivi e festivi compresi, la situazione si complica. Stiamo parlando dal 24 al 27 dicembre, dal 31 al 3 gennaio e il 5-6 gennaio. Ma lui vuole andare a trovare nonna Squalè, vero Squaletto? Allora, per le visite a parenti e amici funziona così, prendete nota. Massimo una uscita al giorno, massimo in due persone. Non confondetevi, non due uscite e una persona, eh? Due persone e una uscita. È concesso accompagnare persone disabili, non autosufficienti e i figli di meno di 14 anni, ma sempre dentro lo stesso comune, non fuori. Si può uscire dal comune, ma solo con l'autocertificazione per motivi di necessità, di lavoro o di famiglia o salute. Dai comuni con meno di 5.000 abitanti ci si può spostare fuori dal comune, ma non andare nel capoluogo di provincia. Massimo 30 km di distanza si può fare. È sempre concesso tornare alla propria residenza o al domicilio per motivi di lavoro o di famiglia o di salute, ma all'interno del coprifuoco dalle 5 alle 22. E poi l'Epifania che tutte le feste si porta via anche il lockdown. Ma speriamo, non se ne può più veramente. In realtà io non mi voglio fare aspettative in questo periodo di incertezza, quindi ho anche messo nel conto che questo periodo di restrizione possa durare anche dopo, chissà. Per questo è importante tenersi in forma sempre e soprattutto in questi giorni, perché non sappiamo se dopo il 7 gennaio potremo tornare ad andare in palestra, uscire, muoverci normalmente, a correre e fare jogging liberamente. Allora, ecco cosa fare per salvarsi in questo periodo. Una passeggiata di 20 minuti almeno ogni giorno è fondamentale, chiaramente rispettando il distanziamento e indossando la mascherina. Secondo te basta contro Pandori e Panettoni? La passeggiata a passo svelto, mi raccomando, serve a ricordare al nostro corpo di mantenere attivo il metabolismo invece di trasformarci in animali da divano. E contro i Pandori e i Panettoni l'unica soluzione si chiama equilibrio. Un morso a te e un morso a te. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio pratico. Se mangio una fetta di pandoro oggi, il panettone lo mangio domani. Se puccio i cantucci nel vino oggi, domani assaggio la cassata della zia. E così via. Dobbiamo mantenere il piacere di gustarci le cose buone, ma senza scaricare tutto sul girovita.
Forza, in un anno così speciale magari ce la possiamo pure fare. Comunque, per aiutarvi e per non fare diventare questo video una filippica di un'ora, c'è una mia playlist, una compilation con tutti i video su come restare in forma durante e dopo le feste, e c'è anche un ebook dedicato. Trovate il link come sempre nella piccola i qui in alto e in descrizione. E mi raccomando, seguite tutte le mie nuove uscite, cliccate sulla campanella delle notifiche, così YouTube vi avvisa ogni nuova pubblicazione. E ora condividete questo video, se a Natale siamo tutti più buoni, anche voi potete aiutare qualcuno a capirci un po' di più all'interno di questo decreto incomprensibile e a stare più in equilibrio durante le feste. Vi ricordo anche di scaricare il mio schemino semplificato con tutte le indicazioni su come spostarsi o stare in casa in questi giorni. Bene amici, per oggi è tutto, io vi abbraccio forte e noi ci vediamo nel prossimo video, magari per gli auguri di Natale o qualche altra ricetta o indicazione indispensabile. Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! E anche natalizi, perché non c'è un morso a te e un morso a te.